Buona? Siamo in località Gaiarda, uno dei nostri vigneti dell'azienda agricola Le Masche, di cui ne faccio parte. Li ho piantati io i primi anni nel 2014-2013, quando ho cominciato da questa mia passione, che era appunto il produrre il vino, e recuperare questo territorio in Canavese, che è un territorio difficile, dove appunto abbiamo questa viticoltura, che è una viticoltura eraulica. Noi attualmente copriamo una superficie vitata di circa 8 ettari, il 60% dei nostri vigneti sono di Nebbiolo, il restante fanno parte di Barbera, Fraise e Bonarda, che sono appunto Eschatus, che sono varietà autoctone e fanno parte del nostro disciplinare di produzione. Infatti noi siamo una cantina che crede molto nel territorio del Canavese, produciamo vini come il Canavese Nebbiolo, il Canavese Barbera, il Canavese Rosso e un Canavese Rosato. Io sono un titolare molto giovane dell'azienda, ne sono molto fiero di far parte di aver fondato questa azienda. Ho l'età di 25 anni, credo molto in questo territorio. Ho infatti in questi anni ho cercato di fare il più possibile per fermare l'avanzamento del bosco e riportare questa viticoltura in questo territorio dove era alquanto abbandonata. Ad oggi come azienda stiamo cercando di valorizzare anche il territorio e di cercare di portare a conoscere non solo il nostro prodotto fuori, ma anche tornare a far bere ai nostri canavesani il vino della nostra zona. Io lavoro qui da un anno e sono stata avvicinata a questa passione per il territorio e per il vino e l'uva da Lorenzo, che è stato molto bravo nel trasferirla. Siamo un'azienda giovane, fatta da giovani, e il nostro obiettivo è quello di ripristinare un territorio che nasce come territorio vitivinicolo, ma che con l'avanzare delle fabbriche è stato abbandonato. Cerchiamo di raggiungere questo obiettivo mantenendo saldi i nostri valori, che sono il rispetto per l'ambiente. Infatti siamo in conversione biologica e non utilizziamo più diserbanti chimici, e anche per i trattamenti ci affidiamo solo a prodotti totalmente naturali. La nostra azienda è un'azienda anche femminile. Ci sono io, Iride e mia mamma. Anche il nome dell'azienda è un nome femminile, Le Masche, che prende il nome, si ispira a un fatto realmente accaduto a Levone nel 1474, dove quattro donne vengono processate per stregonerie. Due di queste vengono bruciate, arse vive. Una di queste rinchiusa riesce a scappare ed un'altra invece vengono perse le tracce. Questa storia è praticamente la base della nostra azienda, e noi ispiriamo i nostri vini a queste quattro donne. Le loro etichette infatti sono Antonia, Margarota, Bonaveria e Francesca. Wow.